Ciao, benvenuto a questo secondo e ultimo video di oggi. Qui ti parlo di due concetti di cui ti parlo sempre, ma che voglio sempre ricalcare una mano su questo discorso, che si chiama il terrore e il piacere. Questo principio di dolore e piacere, che più terrore, il dolore e il piacere, che sono un po' le basi di tutta quella che è la psicologia e tutti gli stadi emozionali che possediamo io e te. Allora, l'energia, ricordati sempre che può essere alta e bassa, livello eccezionale, livello basso, potenza massima, potenza minore. Allora, il dolore è più sullo stato della potenza, invece l'armonia, il piacere è più sullo stato dell'energia. Infatti, quando hai una forte energia non sei incavolato, quando hai una forte energia sei allegro, euforico, entusiasta di tutte queste cose. Invece, quando sei giù, tra virgolette, lo stato basso di energia, o incavolato, in pratica in quel caso hai più potenza, più aggressività, più tutta questa serie di cose. È veramente come il fuoco e l'acqua. L'acqua è fluida, l'acqua è calma ma energetica. Invece il fuoco è potente, aggressivo, distrugge tutto. Devi stare attento a che ti bruci se lo tocchi. La differenza è un po' questa tra i due elementi, tra il dolore e il piacere. Ti do dolore e poi provo piacere. È un po' il principio che hai a livello mentale, che ha la mente incosciente, di cui ti parlo sempre, che è programmata appunto nell'era paleolitica, ed è vero, è programmata così anche se non si può provare, è programmata in un'era dove ci sono più minacce che opportunità. Di conseguenza cosa succede? Che la mente non vede oltre il problema. La mente a volte quando sente che c'è un pericolo non sa reagire perché in pratica è programmata per sopravvivere. Il segreto sta nel far capire alla mente che la migliore maniera di sopravvivere è avere dei ricorsi, avere delle possibilità migliori. Infatti, quando io parlo ad esempio del digiuno, quando si digiuna è vero che c'è uno stress fisico all'inizio, però quando ci si abitua il corpo capisce e dà delle possibilità mentali superiore alla persona, perché praticamente sopravvivere si è costretti a avere delle possibilità migliori. In realtà tutta l'arte, tutto non è altro che un modo per cercare di sviare quello che è il nostro principio principale, che non è vivere, noi siamo programmati per sopravvivere, per passare da genetica, da un essere umano all'altro, questo è il discorso. E tornando al concetto di dolore e piacere, è quello il discorso. Siamo programmati a provare piacere esterno e programmati a, perché quello permette di sopravvivere, invece il dolore a evitarlo, proprio per quello è pericoloso, proprio per la paura. E quindi sfrutta veramente queste emozioni che hai, che la mente cosciente ti provoca, quelle di pericolo, di panico, impara a gestire questa emozione, a sentirla, a provarla e a viverla, a sperimentarla e a non farti e a controllarla. L'unico modo per controllare le emozioni è viverla. Quindi in musica ti consiglio sempre, come io faccio, di usare questi due poli, amore e odio. Detto in modo molto semplice, piacere, il piacere, il plafere, il piacere e il dolore. Queste due, che sono le due poli principali. Se riesci a mettere insieme questi due poli è fatta. Ciao, al prossimo video!